punto di partenza alla ricerca dei migliori prodotti della provincia di Grosseto comincia qui. Ecco che ci troviamo nel capoluogo della Maremma. Siamo nella piazza principale, intitolata Dante Alighieri. È formata da due aree che si congiungono l'una con l'altra. Da un lato la cattedrale di San Lorenzo e dall'altro la piazza con il monumento al Granduca Leopoldo. Scopriamo il Giardino dell'Archeologia, un'area progettata recentemente che comprende reperti archeologici dell'epoca etrusca. Siamo vicini alle mura della città, tra le poche rimaste totalmente integre ancora oggi. Siamo già dentro al Parco Regionale della Maremma, un'area naturale protetta. Qui potete trovare butteri, ovvero pastori a cavallo, che allevano mandri allo stato brado, portando avanti una tradizione maremmana che dura da secoli. Ci avviciniamo alla zona del mare e troviamo la spiaggia di Marina di Alberese. Incontaminata e composta da sabbia fine, è caratterizzata dalla presenza di tronchi e rami in un ambiente lasciato volutamente alla sua naturalezza. E ora, proprio vicino al parco, raggiungeremo una zona di risaie per conoscere il primo produttore. Le radici di questo prodotto iniziano nel 1936, quando il mio bisnonno ha acquistato questa terra qua in Maremma. E quando l'ha acquistata era solo palude e pinete. Poi nel dopoguerra i miei nonni, Ennio e Olga, hanno veramente sviluppato l'azienda e anche hanno deciso negli anni 60 di coltivare il riso. Questo riso qua racconta la storia della mia nonna, perché era un'imprenditrice anche lei, anche se era nel dopoguerra. Ho scelto di dare il suo nome al nostro riso Carnaroli biologico, che è un riso perfetto per i risotti. Per coltivare il riso biologico si inizia a ottobre e si prepara già il campo per una semina a maggio. Noi seminiamo in acqua, prima di seminare allaghiamo anche i campi. Poi il riso cresce fra maggio e ottobre. Il rapporto con il territorio è molto importante e per un'agricoltura sostenibile e sana ci sono due aspetti importanti. La prima è il fatto che siamo vicino alla costa e lungo il fiume Ombrone, perché siamo in zona che storicamente era palude. E allora se uno pensa alla caratteristica della palude, pensa al fatto che sono terreni umidi che reggono bene l'acqua. E allora questa caratteristica del suolo ci ha portato poi negli anni a coltivare il riso, perché il riso ha bisogno di terreni che riescono a tenere bene l'acqua. E poi noi siamo dentro al Parco Regionale della Maremma e l'aspetto della natura è un aspetto fondamentale sul lavoro che facciamo qua, sia a livello di conservazione del suolo, mantenimento della biodiversità. Seguiamo molto i cicli naturali anche nelle tecniche agricole che usiamo e tutto questo ci porta a cercare una sintonia proprio con il territorio che ci circonda. Ora possiamo aggiungere il primo prodotto alla box. Con questo episodio abbiamo inizio a viaggio nella Maremma e nella provincia di Grosseto. Accompagnateci nella prossima tappa, dove andremo a scoprire un prodotto dalle note mediterranee e dove Garibaldi sostò con le sue truppe durante la spedizione dei Mille per unificare l'Italia.